partito ormai un anno, più di un anno fa, quando Marco Piantoni mi ha presentato questo progetto. Logicamente all'inizio la preoccupazione più grande è stata quella della realizzazione, perché lui aveva già chiaro il fatto di voler fare comunque sia una bambola che avesse raffigurato il suo alter ego. E in questo, logicamente, avendo avuto poche esperienze di scultura, la preoccupazione più grande all'inizio è stata quella di come realizzare l'opera. Poi è iniziata la fase manuale, quindi il discorso della realizzazione della testa, che fosse il più possibile somigliante a lui, quindi la scultura iniziale, il primo prototipo, che poi è stato colato, quindi è stato fatto un calco e è stato riprodotto in 9 esemplari. Quello che Marco ha voluto raffigurare è l'immagine dell'artista contemporaneo, che comunque sia nella vita, visto la nostra epoca contemporanea, fa anche qualcos'altro, quindi si rapporta alla vita contemporanea con un altro mestiere, e in questo caso lui è un consulente finanziario, quindi ha voluto raffigurare il consulente finanziario contemporaneo. Da qui è nata la progettazione di quello che poteva essere il packaging. Infatti vediamo le scatole che sono state realizzate come se fosse proprio un giocattolo degli anni 80-90. Tutti i vestiti sono stati realizzati a mano, a partire dalle calzature, il vestiario scelto per raffigurare, ecco, insomma, quella che è la divisa del consulente finanziario di oggi. Il discorso e la frase più bella che mi ha detto Marco nella presentazione di questo progetto era come in passato gli artisti vedevano i paesaggi o gli oggetti che poi raffiguravano su tela una volta entrati nello studio. Un artista di oggi si deve rapportare con il mondo moderno, quindi le varie parole che ci bombardano tutti i giorni, il marketing, il business, che fanno parte a oggi della vita di un artista che comunque sia vuole rapportarsi con il mercato dell'arte, cosa che sta diventando sempre più difficile per carenza anche di luoghi espositivi, ma che deve essere comunque ben considerato anche da chi vuole rapportarsi con il mondo dell'arte contemporanea. L'artista di oggi, ritornando allo studio, avendo subito il bombardamento mediatico, spesso si rapporta a oggetti che sono sicuramente inusuali nel mondo dell'arte, così come in questo caso inusuale è la rappresentazione di questo finto giocattolo che rappresenta l'alter ego dell'artista. Quest'altra sala, Marco ha voluto rappresentare proprio il discorso che stavamo facendo, quindi le parole che lui si trova ad affrontare, a leggere ogni giorno, per 8 ore, entrano così tanto nell'immaginario dell'artista che poi quello che lui ha voluto realizzare è stato proprio, diciamo quello che rimane a fine giornata lavorativa, quindi queste sono le parole con cui lui è costretto dalla vita lavorativa a rapportarsi tutti i giorni. Nella parte posteriore della scatola è stata riportata una parte reale del suo curriculum, quindi un curriculum internazionale che parla dei vari aspetti che il pupazzo può svolgere, e che però sono anche quelli che può svolgere Marco Piantoni. Insomma, l'artista è una buona conoscenza del linguaggio, un'attitudine alla leadership, un'attitudine all'innovation technology. Quindi tutto quanto, anche il packaging, è stato studiato per per essere, non per sembrare, una parodia dell'artista
contemporaneo, ma anche del lavoratore contemporaneo. Dall'allestimento, che è stata studiata da Francesco Santaniello, che è il curatore della mostra, era quella di ricreare proprio dalla galleria un negozio di giocattoli, quindi sono stati fatti adesivi, è stato fatto il marchio, sono state fatte le foto che in particolare realizzate da Gianluca Pantaleo, che promuoveranno questo giocattolo a livello di marketing. Quindi tutto comunque è stato studiato tra questa linea sottile tra l'artista, tra l'arte intesa come creazione e l'arte intesa come vendita. Lo stesso Marco Piantoni ha fatto della sua formazione un po' un discorso tra arte e mercato. Infatti la sua tesi di laurea è stata data sul libro dell'economista Thompson inglese, che è Lo squalo da 12 milioni di euro, che proprio parla del rapporto tra arte e mercato. Come introduzione al libro c'è scritto alla fine di questo libro: vi renderete conto come non è poi così strano pagare 12 milioni di euro per uno squalo sotto formaldeide. Ora, logicamente, questo è tutto da dimostrare, però questo discorso per far capire il legame che è diventato ormai molto forte tra mercato e l'arte è proprio il concetto del nostro Marco Piantoni, che ha voluto trattarlo in maniera irriverente, questo legame.